Venditalia 2018, altro appuntamento in altro stand, è la prima volta per Danilo Arosio, a capo dello sviluppo per il mercato italiano di Ingenico Group. Buongiorno Danilo e benvenuto su vendintv.it. Grazie mille per la possibilità di essere qua a parlare a Venditalia. Faccio prima una premessa su chi è Ingenico. Ingenico è un'azienda francese in tutto il mondo, che ha filiali in tutto il mondo, che si occupa di pagamenti elettronici. Quindi noi tendiamo a dire che non sappiamo che cosa comprerete, ma sappiamo come lo comprerete, come lo pagherete. Tendenzialmente è con noi. Siamo qua a Venditalia quest'anno per presentare le nostre soluzioni per il pagamento elettronico all'interno del mercato del vending. Quindi sia macchine non presidiate, i classici erogatori di caffè, bevande fredde, quindi sia caldo che freddo, sia per presentare alcuni POS che si possono utilizzare per il porta a porta o comunque per una vendita più al dettaglio. Le grosse novità che presentiamo in questa fiera sono tendenzialmente due dispositivi compatti, all in one, con la capacità di accettare qualsiasi tipo di carta di pagamento, compresi i più moderni telefonini, Apple, Samsung Pay, QR code, barcode, quindi in qualsiasi modo voi vogliate pagare e prendere la vostra bevanda, caldo o fredda che sia, noi siamo in grado di darvela. Tendenzialmente presentiamo due dispositivi. Un dispositivo che funziona senza l'inserimento del PIN, quindi piccolo, compatto, sicuro, parola fondamentale quando si fanno dei pagamenti perché nessuno vorrebbe pagare mettendo a rischio la propria carta, è in grado di accettare qualsiasi tipo di transazione. E parliamo del dispositivo IUC285. Presentiamo poi un'altra soluzione per un mercato più di alto livello, quindi un vending che non si propone solo di vendere acqua, caffè, ma che per esempio può erogare anche dei libri, dei telefoni, oggetti di elettronica che hanno un costo più elevato, tendenzialmente anche superiore ai 25, 50, 100 euro. Anche questo è un oggetto compatto, sicuro, ma dotato anche di una pin pad. La grossa novità è anche in termini di feeling del dispositivo, che si presenta in maniera molto più elegante, in un colore diciamo nero satinato, che comunque sia è molto bello anche per le persone. Quindi diciamo Ingenico, in modo sicuro per pagare, sia per transazioni di basso livello, sia per transazioni di alto livello, un mercato leggermente diverso, sia con la vostra carta di credito o debito, sia con i vostri telefonini NFC. Questo fondamentalmente è la nostra proposizione per quest'anno per il mercato italiano. Beh, io direi intanto che sei stato veramente precisissimo ed estremamente coinciso. Sei riuscito a racchiudere in 120 secondi tutte le novità che presentate e, amici, credetemi, non sono affatto poche. Però ce n'è una che mi ha colpito, quella che diciamo è un po' più ludica rispetto alle iniziative commerciali, ed è quella del selfie. Sì, quella del selfie è un'iniziativa per fidelizzare il cliente, diciamo così. Quindi cosa c'è? La possibilità di farsi una bella foto con Ingenico, farsela spedire a casa, quindi avere un bel ricordo di Venditalia regalato e offerto da Ingenico. In questo caso non pagate, diciamola così, con noi, siamo noi a offrirvi un servizio. Ecco, io devo dire che nel frattempo, poco fa, ne ho approfittato con due amici che facevano parte dello stand. Eccola qui, la facciamo vedere in primissimo piano, perché siamo con Linda Tempesta e con Claudio Carli. Abbiamo fatto insomma una cosa simpatica per far contenti tutti. Danilo, grazie, sei stato davvero molto preciso. Saluta gli amici di vendintv.it, ma prima ancora, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte può scrivere per entrare in contatto direttamente con voi di Ingenico Group? Allora, per prima cosa ringrazio Vending TV, spero che siate fedeli a questo bellissimo sito, ringrazio te per l'intervista e se volete ulteriori informazioni info.it@ingenico.com. Benissimo, grazie Danilo, amici non andate via, approfittiamo di fare un altro selfie e poi andiamo oltre per altra intervista qui a Venditalia 2018.